Buongiorno a tutti, sono Irene Mosele, sono psicologa e sono referente dell'area psicologica dell'Associazione MEMO. Oggi faremo una piccola introduzione al concetto di demenza. Parleremo di cosa sono le demenze e perché si sviluppano, quali sono i sintomi associati ai diversi tipi di demenza, come attivare la rete per la diagnosi e il trattamento e quali trattamenti abbiamo attualmente a disposizione. Iniziamo subito chiarendo cosa sono le demenze. Attualmente le demenze vengono riconosciute come patologie neurodegenerative, tipiche dell'invecchiamento, che compromettono la capacità di pensiero, comportamento, percezione e sociale, con ripercussioni sull'individuo e sulla sua famiglia. La caratteristica principale delle demenze è una progressione del disturbo, che con il tempo diventa più invalidante. Recentemente, al termine demenza, è stato affiancato o sostituito il termine di disturbo neurocognitivo. Perché si sviluppa la demenza? La demenza è causata da danni subiti dalle cellule cerebrali. Le cellule danneggiate hanno difficoltà a comunicare tra di loro. È proprio questo che crea un cambiamento nel pensiero, nel comportamento e nelle sensazioni. Il cervello, infatti, ha molte aree distinte, ciascuna delle quali è responsabile di diverse funzioni cognitive. Se un'area è danneggiata, ovviamente non riuscirà più a funzionare normalmente. È proprio questo, infatti, che diversifica le varie demenze. Non a caso i disturbi cognitivi sono molteplici e le demenze si distinguono proprio in base al sintomo che si rileva maggiormente. La demenza più frequente è quella di Alzheimer, nel 54% dei casi, e la caratteristica principale è una chiara evidenza di declino della memoria e di difficoltà di apprendimento nelle nuove informazioni. Abbiamo poi una demenza frontotemporale, che appunto si acuisce nelle zone frontali e temporali, portando a cambiamenti del linguaggio, del comportamento, come per esempio perseveranza e disinibizione. Abbiamo una demenza a corpi di Lewy, la quale si manifesta con fluttuazioni dell'attenzione e della vigilanza e allucinazioni. Una demenza associata a Parkinson, la cui evidenza principale è proprio una diagnosi di Parkinson e si manifesta con difficoltà visuospaziali e costruttive. Abbiamo poi una demenza vascolare, che è legata ad eventi cerebrovascolari come ictus e ischemia, avvenute precedentemente nella vita della persona a cui è stata fatta diagnosi. Un'altra caratteristica molto importante da valutare quando si fa diagnosi di demenza è il grado di interferenza con lo svolgimento autonomo delle attività quotidiane di base strumentali. Infatti possiamo rilevare delle demenze maggiori, moderate o minori. Le demenze maggiori prevedono una dipendenza totale dalle altre persone nelle attività quotidiane. Una demenza moderata, invece, prevede delle difficoltà nelle autonomie, come vestirsi, lavarsi o alimentarsi. Spesso a questo tipo di grado di demenza sono associati molti disturbi comportamentali, come per esempio il wandering, comportamenti di accumulo, talvolta aggressività e agitazione psicomotoria. Infine, abbiamo le demenze minori, che sono praticamente uno stato iniziale delle demenze ed è effettivamente il momento in cui si può lavorare più facilmente per mantenere tutte le abilità residue. Nelle demenze minori, le difficoltà che si possono rilevare più facilmente sono quelle nelle difficoltà delle attività strumentali della vita quotidiana, come per esempio l'utilizzo del denaro, oppure la gestione di alcuni elettrodomestici nuovi o difficili in casa, o di alcuni lavori domestici che prevedono la pianificazione di molte azioni. Quando si ha il sospetto che un caro accanto a noi possa avere delle difficoltà cognitive evidenti, ovviamente il primo sospetto è proprio quello che ci sia in atto una demenza. A chi chiedere aiuto in questi casi? La prima persona a cui riferirsi è il medico di base, che conosce la storia familiare, conosce la persona a cui andrà a fare dei test e può attivare un percorso diagnostico. È lui, infatti, che generalmente raccoglie proprio le preoccupazioni della famiglia e sviluppa il sospetto di demenza.
In questo caso indirizza la famiglia ad un centro di diagnosi per la demenza. Gli ambulatori della demenza sono servizi istituiti presso le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere, ai quali si accede con richiesta del medico di famiglia e si prende appuntamento tramite il CUP. Altri specialisti che possono formulare un sospetto di demenza sono per esempio i medici specialisti, come il geriatra, il neurologo e lo psichiatra, i quali certamente faranno richiesta di un esame obiettivo generale e neurologico e test di laboratorio, per esempio la TAC o una risonanza magnetica. Un'altra persona che può essere molto utile nel percorso di valutazione è il neuropsicologo, il quale si occupa di rilevare i sintomi cognitivi facendo una serie di test accurati o anche una batteria di test che possa effettivamente andare a vedere se c'è una difficoltà cognitiva in atto. Il neuropsicologo sarà anche molto utile in fase di trattamento, perché farà un piano specifico di trattamento per andare a lavorare su tutte le abilità residue. Una volta ottenuto una diagnosi di demenza, è necessario attivarsi con l'assistente sociale di zona dell'area anziani per attivare una serie di servizi che possono essere sostenuti anche dall'ASL e che consentono alla famiglia e alla persona in cura di poter attivare per l'appunto una serie di attività benefiche. Per esempio, l'assistente sociale dell'area anziani può attivare il percorso di valutazione del grado di non autosufficienza, che è condizione necessaria per accedere ai servizi per gli anziani non autosufficienti. In questo campo rientra, per esempio, l'assistenza domiciliare, il ricovero in una struttura residenziale o in un centro diurno, e appunto parte della retta sarà a carico dell'ASL. Un altro servizio fondamentale e innovativo che soprattutto la Regione Toscana ha messo a disposizione è il sostegno alla domiciliarità, che comprende anche attività riabilitative cognitive e motorie e la frequenza a gruppi di stimolazione come il caffè Alzheimer o il gruppo dell'Associazione Memo Officina della Memoria. Ma cosa possiamo effettivamente fare per una persona che ha demenza? Quali sono le tipologie di trattamento in atto? Le tipologie si diversificano in due ambiti, una tipologia farmacologica e una tipologia non farmacologica. Attualmente, infatti, queste due terapie si sostengono nel trattamento della persona con demenza. La scelta del farmaco nella terapia farmacologica, ovviamente, è fatta da uno specialista ed è eseguita in base alla tipologia di demenza da cui è affetto il paziente. Appunto, negli ultimi anni ci sono state moltissime ricerche che hanno fatto vedere quanto sia importante aiutare un percorso farmacologico con delle terapie non farmacologiche. Parliamo di terapie di stimolazione. Queste terapie di stimolazione sono fondamentali perché riescono a rallentare o stabilizzare la progressione della malattia, conservano il più possibile l'autonomia del soggetto, migliorano il funzionamento sociale e lavorativo e riducono quindi il carico di stress del caregiver. Tra queste terapie non farmacologiche, sicuramente le principali e quelle che hanno un effetto più benefico sulla persona sono la stimolazione neuropsicologica e la stimolazione motoria, con i quali si riesce effettivamente a fare un ottimo lavoro nel ridurre i deficit cognitivi e i disturbi emotivo-comportamentali. Queste due terapie non farmacologiche saranno il tema degli prossimi due incontri. Buona giornata!